cazzo vorrei avere i soldi per andarmene. Ho appena lasciato famiglia, amici e qualsiasi sicurezza per diventare uno YouTuber. È mercoledì 15 settembre. Tutto sembra estremamente impossibile. Giuro che faccio il recap più veloce della storia. Sabato 19 giugno 2021, mi diplomo ed esco da scuola con un solo obiettivo: diventare uno YouTuber. Così faccio la cosa più sensata che ci fosse. Creo video su video su video su video. Ma capisco una cosa: questa roba non mi farà soldi per almeno un annetto. E da una parte va benissimo, alla fine lo faccio per passione. Ma dall'altra dovrò pur sopravvivere. Il piano più sensato era uno: fare quello che stavo già facendo per me stesso, ma per altri e a pagamento. Ah sì, quasi dimenticavo. Io vivo qui, e il posto in cui dovrei essere per fare una roba simile è qui. Ho appena preso un volo solo andata per Milano. Il mio piano? Sono a Milano, più o meno. In realtà mi trovo in un paesino vicino Novara, grazie a un mio amico che mi sta ospitando. E qual è il mio piano? Del tempo qui a Milano. Madonna. Dovrei correre a casa di Tudor. Non ho idea di dove sia, però ci provo. Sì, ma io dove devo andare? Salve, Laurini? Tudor? Sì, esatto. Buongiorno. Effettivamente la cosa figa da raccontare è che sono partito una settimana fa con zero aspettative, con nulla nelle mie mani, e una settimana dopo sono salto nel vuoto, se vogliamo chiamarlo così. Mi trovo in una situazione completamente diversa. E buttandoti nel vuoto stai provando un sacco di emozioni che effettivamente ti stanno piacendo, stai facendo un sacco di contatti, ti stai facendo vedere e notare sempre di più. In meno di 24 ore dal mio arrivo ho iniziato a lavorare con Tudor, cioè Klaus, e Marcello Ascani, il che era impensabile fino a qualche giorno prima. La cosa figa di lavorare con loro è che ovviamente sono passati dalla mia situazione in un certo senso, e quindi sanno benissimo che la mia priorità è e sarà sempre il mio canale, il mio progetto. Ma è stortissima sta videocamera. Che figa, ogni quanto riparto. Cosa non si fa per una bella miniatura? Tardissimo. Fermiamoci un attimo. E se vi dicessi che per tutto questo tempo vi ho mentito? Non sono mai salito su quell'aereo per far soldi, o almeno non era il motivo principale. L'ho fatto perché avevo bisogno di un qualche cambiamento nella mia vita per andare avanti. So che può sembrare la tipica frasetta fatta, ma noi siamo davvero la media delle 5 persone che frequentiamo di più, e persino i nostri risultati e i nostri successi sono influenzati da ciò che ci circonda. Tanto che l'unico modo per avere il pieno controllo della propria vita è scegliendo consapevolmente le persone di cui circondarsi. Magari non potete farlo fisicamente per via di responsabilità che avete o altro ancora, ma di sicuro potete farlo virtualmente. Vi faccio un esempio. Quando tornai dalla mia esperienza di 3 mesi in Canada, non volevo assolutamente rischiare di perdere quel mindset positivo e intraprendente che avevo acquisito lì. Quindi ho iniziato a comportarmi come se non fossi mai tornato. Davvero, ho continuato ad ascoltare gli stessi podcast, a guardare gli stessi video e a parlare con le stesse persone che avevo lasciato lì. Fisicamente era già passato qualche mese dal mio ritorno, ma mentalmente non me ne ero mai andato. Ed è nello stesso periodo che ho aperto un profilo TikTok e sono successe un paio di cosette.
Allo stesso tempo, penso che non avrei una tale volontà di farcela in questo mondo se non fosse per l'ambiente in cui sono nato. Il più delle volte, se ti viene dato tutto nella vita, non avrai mai voglia di lottare per niente. Invece, se vieni messo in un angolino e l'unico modo per uscirne è rompendo quella cazzo di porta, beh, è una storia completamente diversa. È vero, un ambiente come la Sicilia magari non ti dà le stesse opportunità di una città come Milano, ma se c'è una cosa importantissima che può darti, quella cosa è uno scopo. E lo scopo è l'unica cosa che conta. Quindi, ad essere onesto, devo ringraziare questo posto per tutto quello che mi ha dato. E a coloro che si sentono intrappolati, usate tutto ciò che è a vostra disposizione per fuggire anche solo mentalmente. Iniziate a decidere per voi stessi, oggi.